del DS, ci siamo nuovamente in diretta, cara Charlotte, a te gli onori di casa, abbiamo, come definirlo, un grandissimo comico, un bellissimo uomo, ci ha fatto divertire con tanti, tanti cinepanettoni, ma non solo, insomma. Il nostro Paolo Conticini! Ciao a tutti, come va? Tutto bene Paolo, ti ringraziamo tantissimo che hai accettato di fretta anche la nostra piccola intervista. No, no, sono molto contento. Cioè. Ok, perché abbiamo alcune domande. Inizia tu Davide. Beh, innanzitutto vogliamo sapere se c'è in cantiere un nuovo film. Al momento stiamo valutando le cose, sto per avere delle risposte, però in cantiere c'è la ripresa del teatro, da ottobre debutteremo con Full Monty, quindi metteremo a nudo le nostre qualità artistiche. Beh, è una cosa molto bella, anche perché per un attore, un vero attore, il teatro è poi alla fine è un po' come un uomo dello spettacolo, la TV e la radio, poi sceglie sempre la radio perché è quella che riesce a trasmettere di più. Il teatro è quello dove hai subito un riscosso del pubblico, no? Sì, sì, è vero, credo sia la cosa che mi piace più fare, poi ho la fortuna di partecipare a dei musical dove si può recitare, ballare e cantare contemporaneamente, quindi sono felicissimo di farlo. Poi, come dicevi te, il contatto col pubblico è una cosa meravigliosa, perché nonostante tu fai la stessa replica e dici le stesse cose tutte le sere, però in pubblico diverso, quindi ti devi impegnare tutte le sere ti sembra di fare una cosa differente. Di fare qualcosa di nuovo. Hai lavorato con grandi attori del cinema comico italiano, Massimo Boldi, Christian De Sica. Con chi è che ti piace, senza togliere niente, lavorare di più? Ma Christian è un maestro, io ho iniziato con lui, quindi mi piace tantissimo lavorare con lui, però insomma ho avuto l'opportunità di lavorare con tantissimi. Diciamo anche con Valeria Marini? Anche con Valeria Marini, sì, un cinepanettone. Sì, c'è stato un cinepanettone. Poi insomma ho fatto la fortunata serie televisiva di Prova c'è ancora prof, e quindi c'è stata una affinità pazzesca con Veronica Pivetti. Paolo, una domanda da parte mia, volevo chiederti se dovessi, come interpreteresti la tua vita, che titolo daresti appunto alla tua vita? Non saprei, boh. Incantesimo, non lo so. No, beh, diciamo che è stata una bella favoletta, quindi una fiaba, ecco. Una fiaba, diciamo che ti ho fatto una bella domanda. Sappiamo che devi scappare via, siamo in chiusura, i tempi sono molto stretti, anche quest'anno ti ha visto partecipe al VIP Master, ti sei divertito questa sera? Moltissimo, i signori Baldassari sono bravissimi a mettere insieme tutti questi amici e festeggiare così. Cioè ritrovarsi tutti gli anni, poi insomma sono giorni difficili per Milano Marittima, è stata colpita dal maltempo, però devo fare complimenti a questa meravigliosa gente che è riuscita in poche ore a rimettere in piedi tutto e quindi a voltare pagine e guardare avanti. Hanno dimostrato come sempre grande carattere, poche parole e tanti fatti. Sì, evviva. Allora ti lasciamo andare, allora, ti auguriamo tantissimo. Un grazie. Bocca al lupo per la tua splendida carriera. Credi, esatto. Lupo, un bacione a tutti.